Buongiorno, sono il sindaco del comune di Candia Canavese, un comune di 1300 abitanti. La nostra azione verso il contenimento del coronavirus si è rivolta soprattutto alla popolazione, nello stare vicino alla popolazione, alle fasce più deboli. Io personalmente ho subito comunicato a tutti sul sito del comune, sulla pagina Facebook, con le locandine, tutto il mio personale numero di cellulare, perché ogni persona che avesse bisogno, che avesse un problema, potesse chiamarmi e assieme potessimo cercare di risolverlo. Ma anche solo per parlare, come è capitato, di sentire delle persone che avevano bisogno solo di parlare con qualcuno per qualche minuto, perché sono persone sole. Questo è stato il primo atto. Il secondo importante credo che sia quello di avere deciso di dare una comunicazione capillare su tutte le ordinanze, su tutti i decreti, su tutte le cose che uscivano, senza nascondere nulla, con la massima trasparenza, perché la gente deve essere informata, non allarmata, ma informata. Poi abbiamo ovviamente attivato. Quando è arrivato l'input dal governo, abbiamo attivato i bonus spesa. Così come mi fa piacere l'iniziativa, di cui ne sono orgoglioso io e la mia amministrazione, che la fondazione Onlus Marianna, di cui la fondatrice è una nostra concittadina, ha voluto donare una cospicua somma al CISA, che è l'ente socio-assistenziale del territorio, per fare dei bonus, per dare dei bonus alle famiglie bisognose, però con figli minori. Quindi, subito dopo le vacanze pasquali verranno attivate queste domande e nell'arco di pochi giorni si prevede di poter cominciare ad accontentare le prime famiglie che ne hanno bisogno. Ma il vero lavoro no, non lo facciamo noi sindaci, anche se siamo quotidianamente sul territorio, quotidianamente in ufficio, l'hanno fatto e lo stanno facendo la Protezione Civile, che ancora quando era difficile trovare le mascherine, ha realizzato delle mascherine, ovviamente dopo che abbiamo consultato l'ASL, come farle e come poterle distribuire e l'hanno fatto. Ma un grande ringraziamento deve andare a tutte quelle persone che sono i medici, gli infermieri, tutto il personale ospedaliero delle case di riposo, le case di cura, che quotidianamente, lavorando più del dovuto e in condizioni veramente difficili, visto l'emergenza, stanno portando anche a rischio della loro salute il grosso contributo per il superamento di queste crisi. Ecco, i veri eroi sono loro, a cui va il mio personale ringraziamento. Voglio ancora anche ringraziare le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine presidiano costantemente il territorio e questo è importante per la tutela e il rispetto delle regole, per la salute non di tutti. Perché se rispettiamo le regole, rispettiamo la salute di tutti, abbiamo forte in noi un senso civico e tutti assieme ne usciremo prima e meglio da questa situazione.